Davide Giacalone, buongiorno. Buongiorno, bentrovati. Buongiorno Davide, andiamo sulla prima della stampa. Stampa che aveva aperto ieri con l'attesa per il voto sul copyright, il diritto d'autore, voto e sì che è arrivato poco prima delle 13 di ieri dal Parlamento Europeo di Strasburgo. Titolo: la svolta dell'Europa, nasce lo scudo online per il diritto d'autore. La rabbia dei giganti del web contro la riforma, lo avete ascoltato anche nel giornale orario con Max Vigiani. Il Movimento 5 Stelle dice: la modificheremo. Davide, però attenzione, questa è una direttiva europea, è vero che non è un regolamento, quindi non viene automaticamente recepito il contenuto dagli ordinamenti dei singoli paesi, ma i principi sono assolutamente immodificabili, quindi anche parlare adesso di modifiche, che cos'è? Un giochino? Parte la melina? Stiamo molto molto attenti, perché la battaglia è legittima, però il voto ieri c'è stato e il voto è indiscutibile, la maggioranza per quanto concerne l'Italia ha votato contro, altrettanto legittimo, però le leggi sono le leggi, non è che adesso le cambiamo perché non è andata come volevamo noi. Sì, c'è anche la maggioranza che ha preceduto quella del Parlamento europeo, cioè 21 paesi europei su 27, quindi insomma l'Italia faceva parte dei 6 dissenzienti. La regola impone, siccome non si tratta di regolamenti self-executive, cioè che entrano automaticamente, sono da soli, bastano per poter essere efficaci, la regola prevede un tempo che è abbastanza ampio, un paio d'anni, per il recepimento. Sì, uno può teoricamente, in via teorica, si può non recepire una direttiva e mettersi fuori anche da questo mercato e da questa civiltà, cioè una forma di isolamento anche digitale in nome di una sovranità nazionale che dice: io non voglio difese per i miei autori, non voglio difese per i miei editori, non voglio difese per le mie canzoni. Ma a proposito, non erano gli stessi che volevano promuovere la canzone italiana? Boh, non lo so. Però preferisco essere totalmente, diciamo così, corrivo con gli interessi delle grandi piattaforme multinazionali. Per carità, anche questa è una tesi, quando vedremo anche questa sarà un giorno particolarmente colorito. Di fatto ieri il Parlamento europeo ha approvato una buona direttiva, nulla di perfetto a questo mondo, ma una buona direttiva. Conto che il recepimento in Italia avverrà esattamente come previsto dalle regole europee. Ieri girava in rete, Davide, un tweet del presidente del Parlamento europeo, autorevole esponente di Forza Italia, Antonio Tajani, che scriveva: inutile discutere su quante canzoni italiane debbano passare alla radio se poi non si difende il diritto di cantanti, autori e musicisti a essere pagati per il loro lavoro. E quanto hai detto tu poco fa in un passaggio del tuo intervento, riuscirà Forza Italia, almeno in questo devo dire, a contagiare la Lega e a farla ragionare? Non credo sia un problema di contagio e ragionamento, credo che sia un problema diverso. Da una parte il Movimento 5 Stelle e il legame con la piattaforma Rousseau, i cui contorni sono ancora tutti da studiare, e dall'altra c'è una Lega che da questo punto di vista è proiettata contro l'Unione Europea, contro l'efficacia del mercato interno europeo. Ha già detto che si sente più a casa a Mosca di quanto non si senta a Bruxelles. È chiaro che questo non si tratta solamente di ragionare, si tratta di rappresentare degli interessi, del tutto legittimamente. Il Parlamento europeo, eletto dal popolo europeo, ha dato una maggioranza. Voglio vedere come faccia uno a scapolare da un'altra parte. Ci sono delle notizie anche di stampo economico sui giornali di oggi, prendo due aperture, sono quella del Sole 24 Ore che parla di conti pubblici, crescita ferma a più 0,1% e deficit verso quota 2,4%, e poi c'è la Prima di Repubblica questa mattina che ha titolo molto significativo, dice: la bolletta elettorale, il presidente dell'autority riduce fortemente le tariffe da aprile, l'abbiamo sentito anche nel giornale orario, insomma la luce sarà ridotta dell'8,5%, il gas del 9,9%. In qualche modo si possono collegare queste due notizie, Davide? In un certo senso sì, perché hanno a che vedere con l'andamento dell'economia, le materie prime diminuiscono di prezzo, adesso ci arriviamo, quindi ci sono le condizioni per andare un po' meglio. Purtroppo i conti italiani, se sono vere le cifre pubblicate dal Sole 24 Ore, che loro ritengono essere quelle del documento di economia e finanza, quindi molto fondata, siamo di fronte a un satanico balletto degli zero, perché il deficit previsto dal governo italiano era 2.04, è saltato lo zero, quindi è diventato 2,4, quindi significativamente più alto, e la crescita doveva essere dell'1,0, è diventata dello 0,1, molto significativamente più basso. Speriamo forse di poter fare anche qualcosa di meglio, ma non se ne vedono le condizioni, cioè non se ne vedono le premesse, non vedo sulla base di quale misura. Invece non condivido
la lettura delle di Repubblica, cioè che la diminuzione di quelle tariffe sia un fatto elettorale, cioè sia stato scelto per ragioni elettorali. Adesso non esageriamo, soprattutto leggiamo anche le cose con un po' di attenzione. La luce scende, la bolletta media da aprile dell'8.5%, ma il costo della materia prima è sceso del 12.22%. Il gas scende del 9.9%, la materia prima è scesa del 10.5%. Il problema qual è? È che su queste bollette rimane sempre molto forte la pressione fiscale, cioè la componente fiscale. Nella bolletta del gas la materia prima conta per all'incirca il 38-39% e il fisco, le imposte contano per il 37-38%. Sarebbe elettorale se uno riuscisse a far scendere la pressione fiscale sulle bollette, perché farebbe veramente allineare il costo di quello che pagano gli italiani per l'energia elettrica a quello che pagano per esempio i francesi, che pagano molto di meno. Ma questo ha a che vedere con i numeri di prima, cioè col debito, col deficit e con la crescita. Fino a quando stai a debito altissimo, deficit incontrollato e crescita asfittica, ti tieni anche un fisco che a sua volta molto alto, che a sua volta deprima la crescita. Allora, per mesi abbiamo detto che mancava l'opposizione in Italia. Poco più di 20 giorni fa è stato eletto il segretario del nuovo Partito Democratico Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. Oggi a pagina 10 del Messaggero il titolo che viene fatto riguardo al PD è questo: Zingaretti apre le liste Dem ai bersaniani, il gelo dei renziani e la mossa di D'Alema. Bene, nel leggere questo titolo si capisce che all'interno del Partito Democratico, ma anche nelle zone limitrofe, quindi fuori, continuano a esserci dei personalismi. A 20 giorni da questa elezione, cosa possiamo dire sull'imprinting, diciamo, sulle prime mosse di Nicola Zingaretti, Davide? Ma un po' non ha torto Luca Ricolfi, che qualche giorno fa sul Messaggero notava che in fondo è un po' una continuità rispetto a Bersani per certi aspetti, il segretario del Partito Democratico, una discontinuità rispetto a Renzi. Nei partiti ci sono sempre idee diverse e anche personalismi, pensa a quello che succede nel Movimento 5 Stelle, ma questo è normale, questo ci sta. Il punto è capire quale linea politica. Oggi puntano ad andare alle elezioni europee cercando di incassare il più alto numero di voti possibili. Sembra essere la regola ovvia per i partiti politici. Sì, lo è, certamente, come il fatturato per le aziende. L'importante è che per prendere voti non snaturi quello che puoi rappresentare per il governo del paese, perché altrimenti diventano voti sostanzialmente inutili. Questa è tutto sommato la sfida più importante che ha di fronte il Partito Democratico oggi. Fra poco con Davide Giacalone, per esempio, l'apertura del Corriere della Sera, ma tanti altri titoli, cittadinanza e piccoli eroi, si chiude la vicenda sostanzialmente da un punto di vista politico e si chiude così come qui lo avete sentito il nostro News e all'indignato speciale non sappiamo quante volte. Prima di andare in pubblicità però un'occhiata anche alla Gazzetta dello Sport. Bell'Italia, festa quaglia, il 6-0 facile di ieri, però comunque una festa. Ho letto tanti commenti, ma che hanno giocato a fare. Ragazzi, non lamentiamoci sempre, quando c'è una festa, se si può, godiamocela. Davide, come detto, dall'apertura del Corriere della Sera, ma tanti altri titoli, cittadinanza e piccoli eroi. Quindi, come dire, almeno questa ce la siamo tolta di mezzo, questa polemica che aveva tratti amari e surreali. Potevamo arrivarci in maniera più lineare, travagliata. Adesso vorrei ricordare che la cittadinanza può essere data in quel caso su quel pullman, siamo tutti sullo stesso pullman, a chi ovviamente non ce l'ha. Poi ci sono i bambini italiani, c'è Nicolò che si è offerto ostaggio al posto di tutti gli altri, c'è Fabio che ha cercato di parlare con l'autista e calmarlo, Aurora che passava l'acqua con le mani legate, e tutti quanti, di cui non possiamo dire i nomi, tutti loro meritano naturalmente un premio, che poi che premio è? È un applauso, un abbraccio fraterno dell'intera comunità italiana. E non dimentichiamoci in tutto questo, comunque, l'autista terrorista, qualcuno deve ancora spiegare com'è che uno che ha la patente ritirata per alcol e molestie ai bambini stava alla guida di un autobus per bambini. Mi piacerebbe parlare insieme a te, a Fulvio e a Giusi, ovviamente di un anniversario.
la morte di Ugo La Malfa 40 anni fa, un vuoto grosso lasciato nella politica italiana. È stato un gentiluomo della politica italiana, una voce fuori dal coro, un pessimista come veniva definito, un uomo scomodo, una coscienza critica per un paese inquieto, poco seguito in vita, qualcuno dice, ma ha lasciato con la sua morte un vuoto enorme nella politica italiana. Che cosa si ricorda ancora del pensiero di Ugo La Malfa, Davide? Ugo La Malfa era un ottimista, pensava che l'Italia potesse crescere, andare per il meglio. E poi è stato chiamato a Cassandra perché ha passato la gran parte della sua vita a ricordare che facendo crescere il debito si sarebbero messe le condizioni per trovarsi in difficoltà e nell'incapacità di fare crescere l'economia. Prendeva pochi voti perché i voti andavano a chi era in grado di promettere ed elargire. Come vedete, gli italiani non sono cambiati, l'Italia non è cambiata, è rimasta uguale a se stessa. Quel monito però era esatto, se avessimo dato retta a chi sapeva far di conto, forse ci troveremmo oggi in una condizione migliore. Di certo questo. Grazie naturalmente a Davide Giacalone, che è stato con noi anche in questa mattinata. Ci ritroviamo come al solito domattina intorno a quest'ora per altri commenti. Buon lavoro, a presto. Grazie a voi, buona radio a tutti. Come sapete, ogni mercoledì l'appuntamento è con il Post in Fabbrica, la rubrica in collaborazione con Confindustria. Oggi ha come protagonista Automa, azienda leader mondiale per la costruzione di magazzini automatici, soluzioni logistiche, nata ad Azzano San Paolo in provincia di Bergamo, oggi ha sedi negli USA, in Messico, in India, in Cina, in Tunisia, in Spagna, molto attenta allo sviluppo delle risorse umane, all'innovazione, oggi ha 160 dipendenti e ne cerca con urgenza almeno 20. Nostro graditissimo ospite è l'amministratore delegato di Automa, il dottor Giuseppe Stefanelli. Stefanelli, buongiorno e benvenuto. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, partiamo subito dal cuore della questione. 20 figure, ci arriviamo tra poco, in un'azienda che si occupa esattamente di che cosa? Cosa fate? Noi progettiamo e costruiamo magazzini automatizzati e abbiamo poi una linea di prodotti che possono essere utilizzati nei magazzini semi-automatizzati, quindi semplifichiamo il lavoro delle aziende sostanzialmente. Ci racconta bene come funziona, perché il nostro ascoltatore è curioso. Perfetto. Come funziona un magazzino automatizzato? Un magazzino automatizzato funziona con un sistema di movimentazione per semplificazione, delle scatole o dei pallet che arrivano dalla produzione o dai camion che arrivano in azienda, scaricano sulle baie e da quel momento il pallet o la scatola viene movimentata automaticamente, viene portata all'interno di quella che noi chiamiamo la black box, che cioè un magazzino normalmente oscurato, all'interno del quale in automatico una serie di satelliti posizionano questi pallet o queste scatole esattamente nel punto in cui è previsto. C'è un sistema di software che fa muovere le macchine e un software di secondo livello che interfaccia il movimento delle macchine con l'ERP aziendale, in maniera tale che l'amministrazione o la logistica possa dire fatemi un camion, riempitemi un camion con questi componenti. In automatico il magazzino manda i suoi satelliti, prende quei componenti e li porta alla baia di carico o di scarico della merce. Siamo abituati, oltre ad essere estremamente affascinante questo lavoro, l'idea della black box dove al buio le macchine procedono, siamo abituati ad associare questo tipo di lavoro ai colossi modello Amazon, ed è bellissimo che una italianissima azienda come la vostra, come Automa, nata in provincia di Bergamo, sia arrivata a questi livelli. Avete un bisogno, ci faccia dire, disperato nel senso buono, di certo. Risorse, di risorse nuove, fresche, giovani e non solo. Quindi scrivete subito www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica. Giuseppe Stefanelli ieri ha assunto 4 persone, qui non si certo. Scherza, altre 25 ci diceva. Sì, abbiamo 25 ricerche aperte. Subito. Subito, sì, subito. Così se può essere utile faccio brevemente un excursus delle persone che stiamo cercando. Noi cerchiamo maggiormente degli ingegneri o dei tecnici progettisti meccanici, elettrici di automazione e dei programmatori di software. Nello specifico noi stiamo cercando 2 ingegneri impiantisti e un ingegnere strutturista, perché nella black box poi ci va uno scaffale sostanzialmente, perché i magazzini poi si reggono su degli scaffali all'interno. Poi cerchiamo tre figure di tecnici avviatori di software del PLC, cioè il software che muove le macchine. Poi cerchiamo degli altri 2 figure di programmatori di PLC.
Poi cerchiamo due programmatori, sempre altri due programmatori da inserire nell'ufficio post vendita. Tenete conto che l'80%, l'85% dei nostri clienti sono all'estero, quindi una buona parte dei nostri uomini deve essere disponibile a trasferirsi per alcune settimane consecutivamente all'estero, dove viene fatta l'installazione o la messa in moto dei magazzini. E quindi le lingue. L'inglese è necessario, se poi conoscono più lingue tanto meglio. Poi cerchiamo dei tecnici di software WMS, che sarebbe la gestione del magazzino integrato con l'ERP aziendale. Io è inutile che entro nel merito di qual è il linguaggio che devono saper programmare: il C++, Java, Script, HTML, poi insomma sono questioni tecniche. Molto tecniche, ma loro li conoscono. Sì, sì. Poi cerchiamo dei montatori meccanici ed elettrici o dei meccatronici, perché poi questi impianti e questi magazzini vanno montati, ne cerchiamo almeno tre disposti a trascorrere un periodo all'estero. Poi stiamo cercando ancora dei site manager, che sono degli ingegneri o dei tecnici che hanno competenze meccaniche o elettriche, che devono seguire l'installazione del magazzino, che dura anche 6 o 7 mesi. E poi cerchiamo dei project manager, naturalmente, che sono l'interfaccia del cliente e quelli che devono gestire complessivamente la costruzione. Ma mi permetta, Stefanelli, mi scusi. Prego. Lei sta ovviamente, ha aderito al progetto del Post in Fabbrica in collaborazione con Confindustria ed RTL 102.5, ma prima ancora di partecipare questa mattina a questa trasmissione, immagino che lei abbia incontrato così nel passato recente figure professionali che si sono candidate a tentare di entrare nella vostra azienda. Cosa va e cosa non va in questi colloqui, e quando hanno magari un know-how dal punto di vista caratteriale o dal punto di vista della personalità, cos'è che manca e cos'è che ci vorrebbe? Cioè, può dare qualche consiglio a chi ci ascolta e appunto ha voglia magari di mandare un curriculum al nostro www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica e magari non commettere lo stesso errore commesso da qualcuno che si è presentato recentemente da voi? Sì, certo. La cosa importante è che io dico sempre ai miei collaboratori, quando noi dobbiamo selezionare un dipendente, io faccio un esempio: mettiamo su una lavagna due righe, la destra e la sinistra. Sulla sinistra ci mettiamo le competenze tecniche, sulla destra ci mettiamo quelle che sono le cosiddette soft skill. Le competenze tecniche alla fine sono poche, cerco, dico per dire, un ingegnere che abbia esperienza nel settore, e finisce lì. Poi io, i miei collaboratori mi dicono: dimmi cos'altro vorresti da questa persona. Voglio una persona leale, voglio una persona collaborativa, voglio una persona che sia in grado di relazionarsi, voglio una persona disposta a mettersi in gioco, voglio una persona che abbia voglia da imparare. Per cui alla fine le competenze tecniche sono importanti, ma le soft skill sono quelle più importanti. Tenga conto che l'azienda nella quale io lavoro da poco tempo è un'azienda che da familiare sta diventando un'azienda, mi passi il termine brutto, manageriale, ma che ha un clima aziendale che è l'humus sul quale è potuta crescere questa azienda. La famiglia Togni, che ha creato questa azienda, ha creato un clima aziendale che io non ho il diritto di rovinare, quindi le soft skill per noi sono, non voglio dire più importanti, ma fanno la differenza nella selezione delle risorse. Come vive lei, che è un manager, non un proprietario, dottor Stefanelli? Sa benissimo, questa è una fase in cui molti sono allergici a questi discorsi, perché dicono: prima mi dici quanto mi paghi, altrimenti io mi sento sfruttato, e poi ragioniamo. Come reagisce lei? Io esattamente lo stesso discorso che ho fatto io alla proprietà quando sono stato assunto. Quando mi hanno chiesto quali poteri vuole per fare l'amministratore delegato, io ho detto al presidente: lei mi dica quali sono le mie responsabilità e io le dirò quali sono i poteri di cui ho bisogno. Ed è lo stesso discorso che faccio ai miei ragazzi: se vi chiedono all'inizio l'orario di lavoro o il guadagno o lo stipendio, forse non è la strada giusta. Cercate di fargli capire, o cercate di capire quelli che vogliono sapere qual è il lavoro che devono fare, cosa possono darci, cosa possono aggiungere alla nostra azienda. Quelle sono le persone che dobbiamo quindi assumere. Passione e disponibilità sono le parole chiave. Passione e disponibilità, ma la disponibilità è importantissima. I nostri ragazzi devono capire che la storia del posto sotto casa e del lavoro sotto casa è finita. Se siamo fortunati troviamo il posto sotto casa, ma il lavoro non è sotto casa. Bisogna andare in India, bisogna andare in Cina. Noi adesso abbiamo preso la prima commessa in Nuova Zelanda e bisogna andare in Nuova Zelanda. Sono cose belle. Esatto, visto da un altro punto di vista, mi sembrano delle esperienze meravigliose. Quindi, io la vedo così, non sempre. Però diciamolo che può essere un'esperienza fantastica. Assolutamente. Sì, la difficoltà più grossa che noi abbiamo nel reperire le persone e la loro disponibilità a viaggiare spesso e volentieri. Certo.
accade. Grazie davvero, grazie per la sua partecipazione al dottor Giuseppe Stefanelli, amministratore delegato di Automa. Lo teniamo con noi qualche istante mentre il Don ci racconta la sua frase di oggi. Come stai? Mentre il Don, siccome deve andare da due comunità oggi, del fatto per andare a vedere due gruppi dei miei, la frase che gli dico, no, non la Cina, gli dico: non accontentatevi dell'orizzonte, cercate l'infinito, non accontentatevi dell'orizzonte, cercate l'infinito. Questa sarà la frase che dirò ai miei matti. Bellissima e molto oggi, profonda. Oggi, va bene? Che è un grazie. Po' più là della Cina, che è un po' più là della Cina. Ciao, ciao, Don, ciao. Questa piace anche a Stefanelli. Non sì, accontentatevi certo. dell'orizzonte, ma andate cercate oltre l'infinito. Se si può, se si può, sì. Cambiamo di nuovo argomento. Ieri sera Italia Liechtenstein, secondo impegno per le qualificazioni agli europei del 2020 degli azzurri di Roberto Mancini, una grandissima Italia. Paolo Pacchioni, buongiorno, benvenuto. Ciao Pigi, buongiorno a tutti. Senti Paolo, io la curiosità, perché me l'ha fatta venire Pigi, una grandissima Italia o un piccolissimo Liechtenstein? Tutto e due. Allora, sicuramente il Liechtenstein è stato un avversario assolutamente modesto, che non è mai stato in partita, non è mai stato capace di partire, ha provato soltanto a difendersi, ha preso 6 gol e poteva prenderne di più. Però comunque c'è stata anche la buona prova dell'Italia, perché storicamente gli azzurri le gare di questo tipo le prendono un pochino sotto gamba, si accontentano del minimo scarto magari, e invece comunque ieri sera la nazionale di Mancini, almeno per un'ora diciamo, ha avuto l'approccio giusto, ha fatto un po' di fatica i primi 10 minuti perché appunto il Liechtenstein ha innalzato un muro, poi una volta segnato il primo gol a quel punto hanno trascinato e insomma le cose sono andate bene. Quindi restiamo con i piedi per terra, perché l'Italia ha battuto Finlandia e Liechtenstein, non Germania e Brasile, però comunque sembra che la strada intrapresa sia quella giusta. Mancini ha avviato un ricambio generazionale robusto, anche ieri sera sono cambiati 7 giocatori nella formazione titolare rispetto a quella che sabato aveva vinto a Udine contro i finlandesi, tanti giovani, tanti volti nuovi, ed è curioso notare come ci sia stato questo strano incontro, perché ieri sera c'è stata il record di Quagliarella, che è il giocatore più anziano ad aver segnato gol con la nazionale, perché ha più di 36 anni e quindi si è festeggiato il più vecchio nella serata in cui si sono esaltati i giovani, perché comunque oltre al fatto di essere andati in campo, aver fornito una buona prestazione, Pavoletti ha fatto gol in azzurro 4 minuti dopo il suo debutto, Sensi ha segnato peraltro di testa, essendo alto 1,69, nella sua seconda partita nazionale, e poi c'è Ken, che ormai sembra averci preso gusto, perché era la terza presenza, l'ha segnato a Udine ed era stato fra i migliori in campo, e anche ieri sera ha segnato un gol, ha colpito una bella traversa. Insomma, quindi ci sono segnali positivi, e poi è tornato al gol anche Verratti, che con l'Italia non segnava da 6 anni. Che bel cognome Sensi, che bel cognome. Memorie giallorosse in questo caso per Pierluigi. Sai Paolo, ieri seguivo la partita un pochino, devo ammettere distratto, perché il livello non era agonisticamente parlando di quelli clamorosi, davo un'occhiata anche ai commenti in tempo reale, non c'è niente da fare, molti hanno dimenticato dove fossimo pochi mesi fa. In pieno deserto, nel nulla, nel disastro più completo, con la sensazione di non avere più una squadra. Quindi, ok, con Bosnia e Grecia sarà già tutta un'altra faccenda, sono avversari che sanno giocare al pallone. Però godiamoci le feste e godiamoci la voglia. Ma perché dobbiamo per forza cercare di fare disfattisti? Proprio non è rispettoso per il lavoro di Mancini e di questi ragazzi. Opinione, per carità, magari dico una sciocchezza. Sono assolutamente d'accordo con te. Ripeto, bisogna fare attenzione a non esaltarsi troppo per partite contro avversari modesti. Però comunque non dimentichiamo che storicamente contro gli avversari modesti abbiamo anche sofferto. Non dimentichiamo che 500 giorni fa eravamo qui ad analizzare i motivi di una squadra che non era stata in grado di andare al mondiale, con un allenatore che non ci capiva niente, con una squadra che non aveva anima, non aveva gioco, non segnava neanche con le mani. Adesso comunque siamo ripartiti, poi la strada è ancora lunga, però comunque la direzione è quella giusta. Sicuramente dovremo affrontare avversari più forti, però intanto prendiamoci questi 6 punti, prendiamoci anche il fatto che comunque si respira voglia d'azzurro, Pienone ieri sera a Parma, tutto esaurito l'altra sera a Udine, buoni ascolti in radio e in TV, insomma, quindi questo è sicuramente positivo. E poi Bosnia e Grecia hanno pareggiato, e quindi l'Italia è già solo in testa al girone.
diciamo che la domanda maliziosa di Giusi in qualche modo pone la questione in maniera più lucida, però poi guardare il bicchiere mezzo pieno per noi italiani significa in qualche modo anche, come dire, autoconsolarci, no, Pacchioni? Ed è anche importante questo, no? Assolutamente, bisogna sempre guardare avanti e non indietro. Indietro c'è un brutto mondiale cui non siamo andati, guardiamo avanti e pensiamo ad andare all'europeo. Grazie Paolo Pacchioni, naturalmente ci sentiamo presto, buon lavoro. Ciao Giusi, buona giornata a tutti. Allora, come sapete, da qualche settimana i quotidiani, le radio, i giornali, le televisioni stanno montando questo caso che riguarda il congresso delle famiglie che si svolgerà sabato a Verona. Il giornale che maggiormente sta seguendo con attenzione e anche con uno spirito anticonvenzionale questo appuntamento è La Verità di Maurizio Belpietro, che è anche direttore di Panorama. Bene, oggi Belpietro sceglie a pagina 11 di ospitare un pezzo in cui si fa riferimento al quotidiano più importante di Verona, l'Arena, che è cattolica, ma non troppo, dice La Verità, che attaccherebbe, anzi attacca, i difensori della famiglia. Nell'occhiello si legge il quotidiano, che pure fa riferimento a nomi cittadini influenti e storicamente legati alla Chiesa, non cessa di criticare l'assise di questo weekend con toni e argomenti che ricordano la peggior propaganda liberal. Allora, vorrei chiedere subito a Maurizio Belpietro, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito, di spiegarci per quale motivo questo congresso sta dividendo così tanto la geografia politica italiana. Buongiorno Belpietro. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Beh, è abbastanza sorprendente, perché è un congresso dove ci sono delle persone che discuteranno, si può condividere o meno, si possono condividere o meno quelle opinioni, ma ruota intorno alla famiglia, ruota intorno al ruolo della famiglia, a temi che riguardano la vita, a temi che riguardano il gender. Cioè, francamente, questo allarme è totalmente giustificato. Non stanno arrivando dei pericolosi terroristi o delle persone che metteranno a fuoco la città, stanno arrivando dei signori che dibatteranno intorno ai temi della vita e della famiglia, e invece assistiamo a una mobilitazione per impedire che queste persone discutano poi alla fine, cioè, perché altro non faranno delle cose sconvolgenti. Ma ci sono c'è una chiamata a raccolta che sono di persone, di una mobilitazione contro la possibilità di parlare di questi temi, che è una cosa incredibile, e persino il giornale locale se ne fa interprete, e questo naturalmente sorprende, visto che fino a prova contraria discutere della famiglia significa discutere di una unione tra un uomo e una donna che danno vita appunto a dei bambini, che aiutano a crescere questi bambini, che dibattono di temi come l'amore, il futuro. Cioè, non si capisce questo ostracismo. Direttore, impedire di parlare, di esprimere opinione, mai. Questo valga per tutti, qui chi ascolta RTL 102.5, chi ascolta in particolare il nostro news lo sa, mai, mai, mai. Poi, per la stima che mi permetto di dire con tutto il pudore ci unisce, il problema non sono queste posizioni, sono alcune posizioni assolutamente strampalate da cui purtroppo non si prendono le distanze, insomma, ma veramente è una polemica che rischia di diventare stucchevole, si rischia di far pubblicità a queste teorie che non hanno diritto, queste sì, fatemelo dire, di cittadinanza, tipo curare la gente perché ha un orientamento sessuale diverso. Ma andiamo sulla copertina di Panorama, visto che Belpietro non so come faccia a dirigere un giornale o un settimanale, le sue giornate sono palesemente di 36 ore. Spacciatori con il permesso è la copertina che scegli, direttore, e questo in qualche misura fa eco anche con queste ore che abbiamo vissuto dopo la faccenda della Paullese. Per fortuna, facciamo così, la polemica è finita, ne siamo tutti contenti o no? Sì, la polemica sulla Paullese è finita, ma questa non riguarda tanto quella vicenda, che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi ed è stato un miracolo. No, riguarda semplicemente un traffico che sta emergendo in diverse città d'Italia, sono alcune decine le procure italiane che stanno indagando sul fenomeno, cioè c'è in sostanza un traffico di permessi di soggiorno fasulli. C'è chi ci guadagna, ovviamente ci sono imprese che addirittura fingono di assumere degli immigrati per consentire loro di ottenere il permesso di soggiorno, ci guadagnano ovviamente, la procura di Padova ne ha scovate centinaia di questi permessi. Siamo di fronte a un fenomeno che riguarda migliaia di immigrati, è successo a Modena,
dove sono stati fatti degli arresti, è stato messo addirittura un pargo, è stato obbligato all'obbligo di firma perché evidentemente aveva rapporti con alcuni di questi, sono state arrestate le persone ieri, se ne stiamo parlando, ma è un fenomeno che ormai attraversa diverse città e naturalmente trasforma dei clandestini in cittadini regolari, nonostante magari questi poi lavorino non presso una specchiata azienda ma si occupino di spacciare, qualcuno addirittura qualcuno fa la prostituta, poi ogni tanto si fanno disoccupare e si mettono a carico dell'INPS che ovviamente paga l'indennità di disoccupazione. Certamente, chiediamo anche a Maurizio Belpietro la questione copyright, è passata la riforma, ecco, qual è il suo pensiero rispetto a questa divisione delle forze politiche italiane sul tema? Io penso che sia giusto che le grandi multinazionali come Google, come altri che utilizzano in fondo il lavoro intellettuale o artistico di cantanti, di scrittori e così via, paghino una quota, perché altrimenti se non pagassero questi artisti e questi scrittori non avrebbero ragione, non avrebbero entrate e quindi smetterebbero di fare il lavoro prezioso che stanno facendo, quindi bisogna trovare una soluzione, non so se quella adottata dalla UE sia la soluzione migliore, bisognerà vederla in pratica, ho la sensazione che pagheranno queste multinazionali molto poco, si garantiranno quindi lo sfruttamento del lavoro altrui e temo che non si risolva completamente il problema, però diciamo che almeno si è cominciato a discuterne. Allora, grazie al direttore della Verità e di Panorama, Maurizio Belpietro. Direttore, a risentirci, a buona giornata. A presto, arrivederci, grazie. Come sapete, ieri c'è stato un imponente incendio in Liguria. Avete ascoltato anche all'interno del nostro giornale orario le posizioni del governatore Giovanni Toti. Noi stiamo per collegarci con l'ingegner Carlo Metelli, dirigente del Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ieri hanno fatto un lavoro egregio, ovviamente, per governare questo vasto incendio in cui alcune case e alcuni abitanti purtroppo sono stati costretti ad evacuare e siamo pronti con il collegamento. Metelli, buona giornata, benvenuto. Sì, buona giornata anche a voi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, naturalmente al di là del fatto che si proseguono le indagini, potrebbe essere di origine dolosa oppure no questo incendio, le chiediamo però come funziona la macchina dell'intervento immediatamente, appena c'è il problema, appena si identifica appunto che c'è un incendio e che sta diventando grave. Ma in questo caso la situazione era molto grave, soprattutto per la tipologia di incendio. Lei capisce bene che quando ci sono incendi che interessano le zone abitate, dove magari ci sono insediamenti civili o industriali, il rischio di poter avere vittime è un rischio molto alto. Poi uno dei fattori scatenanti è stato il fatto che era presente un vento molto molto forte, molto molto teso, che ovviamente propaga l'incendio ed è in questo caso un incendio difficilmente controllabile, proprio per il cosiddetto spot, che sarebbero le scintille che possono appiccare incendio anche in zone distanti da dove si sta intervenendo. Una situazione veramente molto molto delicata, che fortunatamente non ha visto nessuno coinvolto, se non danni materiali ovviamente al patrimonio boschivo e a qualche casa e a qualche struttura che è stata interessata. Poteva andare molto peggio. Indiscutibilmente. Ingegner Metelli, tra l'altro l'intenzione, la voglia di parlare con lei questa mattina, innanzitutto per dire ancora una volta un grazie enorme attraverso lei e il suo team al lavoro di tutti i Vigili del Fuoco, un corpo semplicemente straordinario e amatissimo in Italia, ma anche perché siamo a fine marzo, andiamo verso quella stagione che lei evidentemente temerà più di qualsiasi altra, la stagione anche degli incendi, la stagione dei piromani, dei pazzi, dei criminali che attentano non solo alla vita delle persone in non pochi casi, ma soprattutto al nostro patrimonio, per cominciare poi a volte appunto con effetti addirittura nefasti. Ingegnere, cosa fare appena vediamo qualcosa? Come poter dare una mano ai vostri interventi? Ma oggettivamente la prima cosa da fare è chiamare immediatamente i soccorsi. E l'altra cosa molto molto importante in questi casi è evitare di affrontare, abbiamo visto quella scena dell'incendio ripreso dalla galleria, quando si vedono situazioni di quel tipo, mai entrare, ad esempio se si è su una macchina, mai attraversare bordi incendiati, perché il rischio di rimanere lì dentro è un rischio molto molto alto, quindi cercarsi dei ripari, cercare di evitare appunto di affrontare il fuoco,
cercare, se possibile, appunto, di mettersi in posizione tale che le fiamme noi le abbiamo alle nostre spalle. Questi sono dei consigli di autoprotezione, ovviamente, però sono dei consigli che possono salvare la vita. Mai affrontare, come succede anche all'interno degli edifici, mai affrontare direttamente le fiamme, che purtroppo il fumo e anche i gas che si sprigionano possono immediatamente crearci dei problemi di respirazione e ci possono addirittura farci svenire e quindi non più essere coscienti. Ingegnere Metelli, stiamo alle ultime informazioni. Allora, l'incendio ha interessato le colline tra Cogoleto e Varazze. Questa mattina alle 8, lo ha confermato il sindaco di Cogoleto, Marco Cavelli, all'ANSA, è stato chiuso il COC, cioè il centro operativo comunale. Ha detto che si stanno facendo verifiche nelle scuole solo per questioni di pulizia. Domani saranno agibili anche la Don Milani, che poi è stata la scuola, se non sbaglio, che è servita come punto di accoglienza. Altri aggiornamenti da dare in tempo reale? Ma in tempo reale no, direi che appunto il sindaco, che tra l'altro è nel nostro codice di protezione civile autorità principale in questo caso, ha dato le informazioni e ha gestito la situazione nel modo corretto. È proprio la sinergia tra le autorità che consentono spesso e ha consentito anche in questo caso di evitare delle situazioni più tragiche. È chiaro che l'intervento dei vigili del fuoco è quello prioritario, ma in questo caso la macchina complessiva dei soccorsi si deve mettere in moto e il centro operativo comunale è uno degli esempi più alti in questo caso di coordinamento tra le forze. Ingegnere Metelli, in una manciata di secondi sta arrivando una stagione molto grave per la questione incendi, che è l'estate, tra poco saremo lì. Mi sono sempre chiesta se è possibile che un utente, un cittadino normale, semplice, possa in qualche modo prevenire appunto questi piromani o trovare una modalità, diciamo, per intervenire immediatamente appena ci si rende conto che c'è una situazione di questo genere in atto. Come facciamo? Ma è evidente che in questi casi si tratta, l'incendio boschivo è un reato grave, nel nostro codice è punito con pene molto severi e quindi un po' come tutti i cittadini per bene devono subito immediatamente denunciare se si ha la sensazione che qualcuno stia appiccando il fuoco in modo doloso, avvisare immediatamente le forze di polizia, avvisare immediatamente i carabinieri in modo tale che questi piromani, queste persone che appunto attentano la nostra vita, in qualche maniera vengono immediatamente bloccate. Però l'altro aspetto importante, non dobbiamo mai dimenticarlo, sono anche i nostri comportamenti, quindi bisogna stare attenti quando si accendono i nostri barbecue, quando si utilizzano le fiamme libere, cioè si accendono dei fuochi, perché spesso gli incendi, oltre che, diciamo, da persone che lo fanno appositamente, nascono anche da comportamenti sbagliati. Quindi la cicca della sigaretta lanciata dal finestrino a mezzanotte su una strada piena di sterpaglie, chiaramente il rischio che questa sigaretta possa innescare l'incendio non è un rischio del tutto inevitabile, quindi è bene che anche i comportamenti delle persone siano comportamenti corretti. E caro ingegnere, come lei saprà, è incredibile, si vedono ancora queste cose, si vedono ancora delle cicche volare dalle macchine e non solo. Ingegner Carlo Metelli, viva i vigili del fuoco e naturalmente un abbraccio e buon lavoro. Grazie mille e buona giornata anche a voi. Non Stop News, a cura della redazione giornalistica di RTL 102.5. Direttore responsabile Luigi Tornari.